Gabriele, allora tutto aperto dopo la vittoria di Salerno qui a Chieti. Domani sera gara 3, ci vorrà strategia ma anche tanto carattere? Ma in fin dei conti come ci siamo comportati nelle prime due gare, dove abbiamo vinto la prima domenica di 3 punti, poi l'abbiamo persa martedì all'overtime, quindi credo che sono due squadre che si equivalgono, tant'è che i due risultati stanno appunto a dimostrare quello che ho appena detto. È chiaro che dovremo andare lì sempre con la stessa intensità. Parliamo anche dei fattori ambientali, perché a Salerno il basket non si vive come il calcio. Assolutamente sì, e loro si sono ritrovati in questo palasport dove in due giornate abbiamo messo dentro 4.400 persone, si sono resi conto del calore del pubblico teatino rispetto alla nostra squadra. A Salerno, come detto, esiste la Salernitana Calcio e infatti loro un po' si lamentano perché questo sport passa veramente non in secondo ordine ma forse in terzo ordine. È un palazzetto molto molto piccolo, penso di 400 posti, comunque noi avremo il solito tifo al seguito, hanno organizzato un pullman e ci darà e ci sarà da supporto appunto per gestire bene la gara. Saranno i dettagli secondo te a fare la differenza? Io credo ancora di sì, perché due partite tra virgolette non sono bastate per decretare, per far capire quale sia la squadra più forte. Comunque io dico che sono due squadre forti, secondo me e secondo gli addetti ai lavori questa è la vera finale del tabellone D e quindi saranno sempre i dettagli a decidere. Speriamo di no a nostro favore, però per noi vincerla una lì in campagna a Salerno e poi disputare l'eventuale bella qui a Chieti sarebbe veramente il massimo. Un presidente che ostenta grande ottimismo. Ma nella vita non costa nulla essere ottimisti, tanto poi il pessimismo purtroppo esci dalla porta di casa e lo trovi da tutte le parti, quindi un buon ottimismo ci vuole. Io sono così di natura da quando sono nato e ringraziando Dio ad oggi i risultati comunque bene o male mi hanno dato ragione. Diciamo che il pessimismo è dei deboli. Assolutamente sì, hai detto benissimo, è dei deboli. Senti Gabriele, l'ultima, a parte gli scherzi, nervi tesi a fine gara 2, poi tutto rientrato. Ma nervi tesi diciamo perché la partita l'abbiamo sentita noi come dirigenti, tifosi, soprattutto i ragazzi, però poi alla fine è tutto tranquillo, ho potuto constatare che Salerno è una società ben organizzata, fatta di persone serie e poi c'è nata anche tra virgolette un certo che di amicizia, quindi siamo stati veramente molto corretti sia da parte nostra che anche da parte loro. Ormai la pallacanestro ti è entrata dentro, si vede. Ma ho potuto riscontrare che in effetti è uno sport stimolante che ti attrae e ti prende veramente tanto, soprattutto dal profondo del cuore, quindi è molto più stimolante rispetto al calcio. Quasi quasi più del ciclismo. Insomma, sì, a parte poi quelle gare di ciclismo dove c'è un arrivo in salita e lì quindi si vedono i veri scalatori che ti danno quell'emozione forte.